Buongiorno amici di Chicrichi, buongiorno a tutti, buongiorno Imma Ciao. Tataranni, buongiorno Imma Tataranni. Puntata su Matera oggi. Oggi parliamo, tanto per cambiare, di monnezza. Parliamo di rifiuti solidi urbani, rifiuti solidi urbani. Allora, ci hanno, a dire la verità, ci hanno mandato diverse, tantissime segnalazioni, devo dire, su questo problema molto sentito, riguardo la raccolta degli ingombranti, riguardo la raccolta delle ramaglie, dei rami, anche diciamo del materiale ferroso, computer, questi rifiuti, chiamiamoli speciali. Allora, in merito a questo, da capitolato di gara che vinta la scorsa azienda, erano previste tre isole ecologiche alias centri di raccolta. Praticamente queste tre isole ecologiche da tre sono state sempre due, cioè inizialmente per anni una, e poi un'altra isola ecologica l'hanno creata esattamente qua dove siamo noi, in Via l'Europa. Infatti, se sposta un attimo la telecamera sulla tua sinistra, vedi che è un vecchio capannone degradato, sgarrupato, tra l'altro pericolante, e quindi la parte circostante, no, del piazzale è stato adibito, non so se c'è tutte le norme, questo non lo so, è stato adibito a isola ecologica, a centro di raccolta. E infatti c'è quel cassone grande, mi sa per i rami secchi, poi ci sono carta, vetro, una serie, come potete vedere è una piccola isola ecologica comunale, pubblica. Oh. Mi dicevano parecchi cittadini che da fine dicembre, come potete vedere dalle immagini, è chiusa. Quindi dicembre, tutto gennaio è completamente chiuso. Allora mi dicevano i cittadini puliti, perché gli sporcaccioni non se ne possono fregare di meno, ma quelli diligenti, che sono la maggior parte, e quelli che rispettano le norme e fanno la differenza, mi dicevano: Emanuele, ci impongono di fare la differenziata, addirittura hanno messo le telecamere a circuito chiuso, che se per caso butti le cose ti fanno la multa. E poi loro da più di due mesi hanno chiuso i centri di raccolta, i due centri delle isole ecologiche sono completamente chiuse. Domanda: ma noi dove dobbiamo buttare gli ingombranti? Dove dobbiamo buttare i computer, i televisori, pezzi di legno, armadi, mobili, gli ingombranti che sono previsti per quanto riguarda la raccolta? Cioè noi paghiamo le tasse, la Tari, perché comprendono anche questi servizi. Dici: ma è mai possibile? Al che, come avete visto dalle immagini, c'è il cancello chiuso, sbarrato, ormai saranno quasi due mesi, e parecchi cittadini sono andati a parlare, no, in comune con il dirigente e anche con l'assessore, e giustamente hanno cercato di glissare, hanno cercato di deviare, perché non sapono manco loro un problema. L'ultima proprio risposta che hanno data dice: no, ma perché siccome adesso la gara l'ha vinta il nuovo gestore, era scaduta la vecchia gara, era scaduta la convenzione dove dovevano conferire gli ingombranti, e adesso per il momento è chiuso. Cioè il momento in cui scade, no, il contratto con questa azienda che doveva scaricare, doveva conferire gli ingombranti, erba, ramaglie, rami, computer, scade, cioè finisce il mondo. Cioè non si poteva prevedere: guardi che scade il 31, allora io un mese prima vado a fare una nuova convenzione con un'altra azienda. No, c'è questa vacatio temporalis, si dice da sì, c'è pure un latino, cioè c'è questa wishemblone maccheron di vuoto, e praticamente la carota va sempre nel senso dell'ortolano, cioè chi ne rimette sono sempre i cittadini. Complimenti amministrazione comunale di Matera, cioè da più di, sì, saranno quasi due mesi, c'è questo servizio che era proprio per i cittadini,
gli ingombranti, la conferire gli ingombranti, ma qualsiasi cosa, cioè sono centri di raccolta. Zero porto zero, vedi Nunzio? Qui è tutto chiuso, personale non c'è, anche perché siamo in orari dove di lavoro, però se qui hanno deciso di chiudere, perché questo servizio per il momento è sospeso. Fino a quando? Boh! Cioè, siamo arrivati a febbraio e qui ancora i poveri cittadini non sanno dove conferire gli ingombranti, non sanno dove conferire pezzi di computer, non sanno dove conferire diciamo, pezzi di cucine, di mobili, di arredi, non sanno dove. Infatti, questo diciamo, cittadino, siamo qui nell'atrio della parrocchia dell'Addolorata, doveva conferire forse questa cur, che tra l'altro è molto bella, in bambù, e l'ha appoggiata qui, chissà, qualcuno di buona volontà può anche servire, perché la regola, questa, bisognava conferirla nel centro di raccolta, che il centro di raccolta è chiuso. Allora io dico, ma scusate, ma scritta a Matera, solo a Matera ci sono queste cose ridicole, cioè scade il contratto con questa azienda, cioè praticamente il comune non, o il dirigente, chi per i responsabili non si sono preoccupati diciamo in anticipo di fare un nuovo contratto con un'altra azienda, e qua c'è vacanza, cioè praticamente i cittadini, è normale che poi il cittadino, se c'è un ingombrante, se c'è un compito, che fa? C'ha una casa piccola, dove lo tiene in casa? Pezzi di legno, ramaglie di potature, che deve fare? È chiaro che poi in questi casi, come si dice, il fine giustifica i termini. Se tu comune non provvedi perché sei stato inadempiente per quanto riguarda questi centri di raccolta, è chiaro che il cittadino si sente in tutto il diritto di prendere l'armadio, di prendere il materasso, di prendere la camera da letto, pezzi di mobili e lasciarla a terra. Perché ci hanno l'attenuante, non dico che fanno del bene, però ci hanno l'attenuante, nel senso che c'è amico comune, io volevo conferire nei centri di raccolta, nell'isola ecologica, però tu, per tua inefficienza, me l'hai chiuse, mo so dumise, io a 2-10 metri questi ingombranti, dove devo fare? Quindi, ripeto, zero porto zero, cattiva amministrazione, cattiva gestione anche dei rifiuti. Poi, dovrebbe partire la differenziata porta a porta, Altamura c'è il porta a porta, mentre Altamura tutto sommato si sono messi in carreggiata, a Matera sono iniziate le proroghe, perché Matera è la città delle proroghe, ci sono diciamo dei contratti tipo gli impianti sportivi, ma saranno forse sicuramente 10 anni che stanno in proroghe, altre attività tipo gli asili in proroga, Aspi c'è sta chiù ancora in proroga, cioè una cosa veramente, anche la gestione dei rifiuti sono anni e anni che stanno in proroga, e adesso dovrebbe partire la differenziata, doveva partire a gennaio, poi doveva partire a febbraio, e no, forse non ce la facciamo, forse è marzo, non si sa se partirà a marzo, se partirà ad aprile, una cosa è certa che non stanno facendo un'idonea pubblicità cartellonistica, divulgazione, Wishamblon e Maccherone, niente, dovrebbero fare la distribuzione dei bidoncini, niente, a zero porto zero, Matera la città, come dire, della provvisorietà, cioè la provvisorietà è normalità a Matera, cioè una cosa normale è provvisoria, perché la cosa normale non esiste, quindi questo è un altro disservizio, complimenti a questi amministratori, cittadini Matera, dovete avere un po' di pazienza, ne abbiamo già avuta tanta in questi anni e dobbiamo pazientare anche per queste due isole ecologiche, questi centri di raccolta che sono chiusi e non sappiamo a domani ci città l'ingombrante. Vabbè, concludiamo quest'altra puntata, mandateci sempre segnalazioni qui, questo è il numero di WhatsApp, e ringrazio sempre tutti i nostri telespettatori che ci seguono anche sulla nostra piattaforma YouTube e Facebook. Io saluto nuovamente la mia amica telespettatrice Imma Tataranni, che oggi deve... Cosa mangi oggi? Non lo sappiamo. Non lo sa cosa deve mangiare. Secondo me un bel piatto di pasta e fagioli. Per oggi è tutto. Ci vediamo domani, nuova puntata su Altamura. Amici di Chicchi, state buoni.